il derby prima della sosta forzata. Il Teramo ha 90 minuti di tempo lunedì sera per lasciare negli occhi dei suoi tifosi e nella classifica di Serie C un'impronta importante per almeno 14 giorni, perché la gara del Bonolis con la San Benedettese avrà una rilevanza assoluta, considerato che il Teramo la settimana successiva avrebbe dovuto giocare con il Modena, che però non c'è più. Che qualcosa sia cambiato rispetto all'anno passato è evidente, e il caso più eclatante è Simone Sales, passato da oggetto misterioso prima a depurato poi, fino a titolare inamovibile del 3-5-2 di Asta. Il senso di forza ce l'abbiamo ogni domenica, perché comunque al di là di se vinciamo o comunque se abbiamo perso domenica contro il Gubbio, però io credo che siamo una squadra, credetemi, che quest'anno corriamo dal primo al 90esimo. E secondo me, se continuiamo questa strada, ci manca forse quel pizzico di convinzione in più che magari possiamo fare un gol, però credetemi, siamo un'ottima squadra e non dobbiamo cercare di buttarci giù per una sconfitta, dobbiamo andare per la nostra strada e secondo me avremo ottimi risultati. Lunedì sera non sarà una gara come le altre, arriva la San Benedettese. Sappiamo che qui a Teramo è un derby, quindi si sente tantissimo, anche noi comunque lo sentiamo, cioè dobbiamo dare la soddisfazione ai nostri tifosi che anche domenica sono venuti lì su Arenate e ci stanno seguendo con ottima affluenza, quindi ripeto, dobbiamo dare speriamo una gioia ai nostri tifosi. Dopo il rovescio in coppa con la Casertana in casa rosso-blu è scattata la presa di posizione della società. Il DG Andrea Gianni ha preannunciato provvedimenti già in atto. Squadra in ritiro a Monteprandone e presto alcuni elementi faranno le valigie. Sicuramente c'è qualcuno che non si sta impegnando, prenderemo dei provvedimenti, ma sappiamo benissimo come funziona il calcio professionistico. L'apertura del calciomercato sarà a gennaio, ma stai pur certo che abbiamo già preso dei provvedimenti e saranno noti a tutti. In casa Teramo, out certamente Fratangelo per infortunio, torna Amadio e insieme a lui gli 11 titolari che hanno riposato nel mercoledì di Coppa a Viterbo, davanti Foggia e Tulli dal primo minuto, per provare a bissare il derby vinto ad aprile e pensare alla gara del 10 dicembre col Fano in maniera diversa.